Siamo qui oggi con l'onorevole Ilaria Borletti-Buitoni, sottosegretario ai beni culturali. Allora, nel ringraziarla per aver accettato di venire, intanto voglio confessare un certo leggero imbarazzo, perché io da sempre sono abituato a vederla come presidente del Fondo per l'Ambiente Italiano, il FAI, un organismo che storicamente è stato fin dalla nascita una sorta di contropotere nei confronti dello Stato, spesso sordo e cieco quanto a difesa del bello. Trovarla qui oggi, in veste di rappresentante di quello stesso Stato, propone subito una domanda. Quali sogni fa sull'Italia, onorevole, adesso che sta dall'altra parte della barricata, sempre che lei si senta davvero dall'altra parte della barricata? Nessuno. Bene, chiudiamo qui. No, credo che evidentemente questa parola un po' secca meriti una spiegazione un po' più approfondita. Quello che mi ha portato, io non uso più tanto l'espressione salire in politica perché sennò poi tutti mi guardano dicendo che salita, quello che mi ha portato a decidere per la politica è stato proprio questo, cioè il voler essere dall'altra parte della barricata. Tutta la mia vita, per varie ragioni e non solo col FAI, ho combattuto contro le istituzioni pubbliche, ho detto lo Stato non va, le leggi non vanno, le istituzioni non funzionano. E mi sono detta che forse era arrivato il momento di dare un contributo per cercare che le ragioni di queste battaglie potessero invece risolversi in qualcosa che andava meglio. E questa è la ragione che mi ha portato a fare questa scelta. Adesso a questa domanda così secca e dopo solo un mese di sottosegretariato non ho ancora delle risposte molto illuminanti sugli effetti positivi di questa scelta. Come dire, la speranza è sempre l'ultima a morire, ma insomma per adesso ho intravisto soprattutto le enormi difficoltà. Adesso staniamo un attimo all'onorevole, perché prima riveliamo un segreto. L'onorevole sta tenendo un diario. Sta tenendo un diario dove raccoglie tutti i problemi piccoli e grandi, soprattutto piccoli che poi diventano grandi magari, che incontro durante la sua giornata al Ministero. Ci racconti due cose di questo diario, in attesa di leggerlo. Intanto quando sono arrivata al Ministero mi hanno fatto vedere il mio ufficio, che è gigantesco, dove non funzionava nulla, nella luce, nei computer, nel telefono, e quando io ho detto se era possibile fare in modo che tutto questo funzionasse, mi hanno detto, sì, forse in una settimana. Quindi già questo mi ha buttato nel più profondo sconforto. Poi così mi sono chiesta cosa facevano le persone che facevano parte in un certo senso della segreteria che mi era stata affidata, e anche lì ho messo parecchi giorni per capirlo. Quindi venendo da una realtà come il FAI, che è una realtà in qualche modo vitale, non facile, però che risponde a delle decisioni, che risponde a delle direzioni, in cui vedi che esiste una professionalità che è ricettiva, trovarmi all'interno di una macchina ministeriale, devo dire la verità, è stato uno shock. In particolare quel ministero, molti non sanno che occupa 19.000 persone, è un ministero gigantesco, i beni culturali, che vanno dai monumenti alle biblioteche, ai musei, all'archeologia, alle attività legate allo spettacolo. Quindi è un ministero gigantesco che si muove con la lentezza, in qualche modo condivisa, credo anche con gli altri ministeri, però certamente per me, io poi sono ho questa specie di efficientismo lombardo per cui dicevo adesso arrivo e faccio. Invece in una settimana sono riuscita ad avere delle prese che funzionavano, a fare riaccendere il mio computer e ad avere finalmente un telefono che quando lo tiravo su sentivo un suono che assomigliava a una linea. Ecco,